Benvenuti a Brindisi. La città ospita da oggi a dopodomani, dal 6 all'8 giugno, la 12ª edizione del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. Un appuntamento di grande importanza per le realtà che si affacciano sul mare Adriatico, sullo Ionio. Sulla base di un intenso programma, lavori molto articolati che impegneranno la nostra città, ma impegneranno soprattutto coloro che vengono dalle realtà camerali di questa ampia area del Mediterraneo. Sono Antonio Celeste, sono giornalista, ho il gradito compito di coordinare questa cerimonia che di fatto rappresenta il momento ufficiale d'apertura dell'intenso programma del 12esimo forum. Al termine di questa cerimonia assisteremo insieme ad uno spettacolo teatrale, vi anticipo il titolo, è Ulisse il narratore. Cos'è il forum? È una associazione con personalità giuridica nata nel 2001 che unisce, almeno fino a questo momento, qualcosa come 38 enti camerali e altre istituzioni pubbliche e private dei paesi dell'area adriatico-ionica e sono esattamente Croazia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Grecia, Albania, Serbia, Slovenia e naturalmente Italia. Il forum ha scopi molto importanti e precisi, a cominciare dalla promozione dello sviluppo economico dell'area adriatica ionica e poi il rafforzamento delle relazioni fra gli enti camerali dei paesi transfrontalieri, favorire la cooperazione giuridica e amministrativa armonizzando le procedure tra paesi, diffondere la cultura di impresa attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. I lavori cominciano formalmente quest'oggi dopo gli adempimenti pomeridiani, le riunioni degli organi dell'associazione, del gruppo di lavoro sulla progettazione comunitaria e una prima accoglienza degli ospiti. Domani le riunioni dei tavoli tematici, in particolare su ambiente, agricoltura, imprenditoria femminile, pesca, trasporti e turismo. La terza e conclusiva giornata dei lavori del forum sarà dedicata al tema centrale dell'evento, che è il ruolo del forum nella creazione della macroregione adriatica ionica. Ho il piacere di avere alle mie spalle, me ne scuso naturalmente, ma dovevo svolgere il mio lavoro, coloro che a vario titolo vi porgeranno il saluto in questa serata inaugurale dei lavori e soprattutto sottolineeranno l'importanza di questo evento che impegna soprattutto la nostra città. Intanto un saluto, il ringraziamento a tutte le autorità civili, militari e religiose che hanno aderito a questa iniziativa, innalzando il prestigio e l'importanza di questo appuntamento. E saluto allora Jadranka Radovanic, che è presidente del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, Alfredo Malcarne, che è il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, il prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza dottor Nicola Prete, il sindaco della città, Cosimo Gonzales, il presidente di Eurochambre, che è Alessandro Barberis, e il presidente dell'autorità portuale di Brindisi, Hercules Aralambides. Grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro impegno, dicevo a vario titolo, non solo direttamente espletato nell'ambito del forum di questa importantissima associazione, ma anche per i vari livelli istituzionali. Cominciamo con gli interventi, cedendo la parola a colei che possiamo considerare la padrona di casa dal punto di vista strettamente associativo, ossia Jadranka Radovanic. Prego. Nice to meet you. Thanks. Dobro večer svima skupa želim. Prvenstveno sa ovog našeg foruma makroregije u ime svih nas pružila bi prvo saučešće, poruča saučešće ovdje poginuloj vašoj sunarodnjacini, gospođi Melisi i svim poginulim u potresu na sjeveru Italije. Neka njim vječna slava. Evo ja bi u ime foruma kao predsjednica Jadransko-jonskih komora zahvalila se najprije domaćinu koji nam je omogućio da se ovaj 12. forum po redu održi baš ovdje na jugu Italije, u Brindiziju. Mnogi od nas nikada nisu bili ovdje kao ni sama i drago nam je vidjeti ovaj dio Italije. Jako puno smo bili na sjeveru po sredine, ali ovdje ne. Zato mu još jednom hvala, hvala svima onima koji su nam to omogućili. Ovom prigodom također bi zahvalila predsjedniku Eurochambersa koji svojim prisustvom nam je dao podršku jer očito su shvatili, odnosno uvijek polazi čovjek, da je shvatio da institucije moraju sići na teren.
mi kroz Jadransko-jonske komore smo jedan instrument preko kojih mogu raditi na terenu. Ovo su forum sa 7 zemalja, 38 komora, potpornih članova, jako puno smo radili, oformili smo 6-7 okruglih stolova, povukli jedan dio zajednički, jedan dio sredstava iz Europske unije, a sve u cilju razvoja našeg gospodarstva. Sve zacrtene ciljeve za ovih 12 godina koje smo utvrdili, mi smo ih izvršavali. Svake godine se vratimo nazad i vidimo neizvršene ili izvršene ciljeve. Jedino tako možemo naprijed. Ukazivali smo još prije 5 godina sa foruma šta će se desiti s obzirom na nelikvidnost i likvidnost u pojedinim zemljama, ali evo, možda nas manje čuju, ali nadam se da će nas više čuti i percipirati. I onda smo kao prije 12 godina imali nekakvu viziju da jednostavno moramo zajednički osmišljavati naš razvoj u ovoj makroregiji. Regija da, jedan uži nivo, a jedan makroregija osmišljavanja i razvoja je jedino moguć u Europi. U Europi znate koliko ima država, nacionalne države su te šta jesu, ali spustiti se na teren, doći čak i do Brindizija, malo je teže. Uvijek nam se činilo mi sa terena da smo u jednom pravcu autostrade, a mi hoćemo u dva pravca. I zato mislim da smo mi kao forum postali upravo taj instrument gdje se može ići u dva pravca. Znači u osmišljavanju razvoja, u predlaganju mjera, a pogotovo onih kada nas sada čuju. Prije 6 godina kad smo se predstavljali u Europskom parlamentu, šta smo napravili, dokle smo došli, koji su nam ciljevi, šta želimo, ništa nismo tražili. Nismo ništa ni dobili što se tiče financija. Odmah smo kazali ne tražimo novce, ali tražimo da nas saslušate, da li naša politika i razvoj koji mi smo osmislili je to u duhu sa duhom cilja Europske zajednice i kako dalje. Vrlo teško je bilo normalno. Mi smo ponosni, a pogotovo na formiranju i arbitražnog suda koji je sada ovdje na nivou cijele ove Jadransko-jonske regije. To ponavljamo. 3 zemlje naše nisu imale arbitražni sud, a to vam isto kada nemate ni fakultet, pa ne možete ići na fakultet ako niste osnovali instituciju. Istu stvar. To se sada uspostavilo, uspostavili su se i suci, i arbitri, i edukacije, a sve u cilju bržeg razvoja, bržeg rješavanja sporova. Vi znate koliki su sporovi na tome. Ali ovo nije veće da govori o našim radu toliko opširno, ne želim govoriti toliko opširno, ali sam htjela kazati o našem zajedništvu. Ono što nas krasi da je i ovaj forum skoro 300 učesnika ima, to je dosta, da je to postao upravo pravi projekt za razvoj. Ono što smo prvi pokrenuli jesu i ravnopravnost spolova, žene u poduzetništvu. U tom dijelu smo napravili i dosegli jako puno. Sama Hrvatska je donijela i strategiju razvoja i akcijski plan. Ja se nadam da će i sve ostale zemlje isto tako, ali to je naš uporni rad. Ako ništa ne tražite, nećete ništa ni dobiti. To je dijete kao kad plače. Dok ne plače, majka ga ne dira. Tako i mi. Dokle ne tražimo, niko nam ništa neće ni dati ni pomoć. Ali prvenstveno trebamo znati šta hoćemo, kud idemo i koji su nam ciljevi. A naši su ciljevi zajednički, jer ovaj ovdje prostor ima zajedničku povijest, zajedničke puteve, a mislim i zajedničku budućnost. I na tom putu mislim da je ovaj forum postao evo, jedna institucija koja će kročiti naprijed i biti jedan od instrumenata provedbe europskih politika na terenu i u zemljama članicama i van toga, znači u ove zemlje koje još nisu postale, ali svi zajedno trebamo imati nekakav sličan razvoj. Jer teško je onima koji ima siromašnog susjeda, vi bogati. Onda ili će vas ubiti ili mu morate dati. Ili ga morate educirati da zaradi. Prema tome imate 3 opcije u tom cijelom razvoju. A mi smo pokušali naučiti da radi. Znači,
tim putem smo išli, mislim da smo na dobrom putu. Evo, hvala vam lijepo na pažnji. Ja se još jednom zahvaljujem na ovakvom odazivu. To je nama podrška u radu ovih 12 godina, a nadam se da će biti još dugo i ovi mlađi da će nastaviti naš zajednički trud i rad. Hvala lijepo. Thanks a lot. Thanks a lot. E ora il padrone di casa dal punto di vista logistico, sia il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Alfredo Malcarne. Prego. Sì, scusate, ma sul palcoscenico e con i riflettori diciamo che non sono esattamente a mio agio, quindi comprenderete un po' di imbarazzo. Al contrario invece della presidente Radovanić, che ha preso possesso del palcoscenico in maniera prepotente. Intanto benvenuti a tutti a questa che è un piccolo spaccato ludico all'interno però di una 3 giorni di lavoro molto, molto intensa, che abbiamo già cominciato peraltro, già da oggi pomeriggio. Benvenuti nella città di Brindisi, benvenuti soprattutto nel porto di Brindisi. Mi vengono in mente le parole del Pontefice, benvenuti nel porto di Brindisi che da sempre è porto di pace, che è porto di speranza. E so di parlare a gente che di porti se ne intende, perché siamo tutti province o territori che si affacciano sul mare. Siamo cresciuti a contatto con il mare ci ha plasmato, ci ha forgiato. Abbiamo sempre vissuto il mare non come un limite, ma come un tratto di strada che unisce e non separa. E il porto è anche, oltre che un porto di accoglienza, un porto da cui si riparte, da cui si comincia a programmare un viaggio, da cui si comincia a parlare di quello che verrà, del futuro. La nostra intenzione è proprio quella di lavorare in questi 3 giorni per quello che verrà. Il sistema delle Camere di Commercio della Dorsale Adriatica, io credo che sia un punto essenziale in quelle che saranno i percorsi di sviluppo economico, non soltanto del bacino adriatico, ne parlavamo prima col Presidente Barberis, ma anche e soprattutto di supporto al processo di sviluppo economico a livello europeo. E io questa sera alla fine voglio soltanto fare un invito. E faccio un invito alla Presidente Radovanić e a tutto il forum, perché con oggi abbiamo anche ampliato la platea delle Camere di Commercio meridionali. Abbiamo inserito Lecce, abbiamo inserito Matera, 2 Camere di Commercio che sono quotidianamente a stretto contatto con il nostro sistema camerale e territoriale. Usateci. Usate la piattaforma e il sistema camerale pugliese, il sistema camerale salentino, usatelo come uno strumento di penetrazione in quello che è un'ottica più ampia e più generale, la penetrazione all'interno del bacino del Mediterraneo. Noi siamo convinti, non da un'idea filosofica che è stata peraltro discussa su questo palco qualche anno fa, del corridoio meridiano, ne siamo convinti dal punto di vista economico. Ci convincono i numeri, ci convincono le capacità di relazioni internazionali che il sistema camerale pugliese è stato in grado di attuare con pochissime risorse in questi ultimi 2 anni, 3 anni. Vogliamo lavorare, siamo convinti che questa sia una delle poche vie di uscita, soprattutto per il nostro sistema delle imprese medio-piccole. Siamo convinti di poterlo fare, siamo convinti di essere di ausilio e aiuto a tutto il sistema. E siamo convinti che tutti insieme, lavorando e remando dalla stessa parte, si possa uscire finalmente da questo percorso buio che ci sta accompagnando in questi giorni. Ma abbiamo dato dimostrazione come città di Brindisi. Io sono orgoglioso di essere in questa terra, in questa città, a ridosso di quello che è successo, perché abbiamo dimostrato a tutti una grande capacità di reazione, una grande forza, una grande energia. Ed è quello che ci deve consentire di andare avanti e che ci permetterà di lavorare tutti insieme per un futuro più prospero e di sviluppo per la nostra
terra e per il nostro bacino adriatico. Grazie. Grazie Presidente Malcarne. È venuto il momento di ascoltare la voce delle istituzioni. Abbiamo il piacere di avere con noi Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, il Dottor Nicola Prete. Eccellenza. Innanzitutto un cordialissimo saluto a tutti gli intervenuti, a tutti i rappresentanti delle varie camere di commercio qui convenuti. Io credo molto nelle attività della Camera di Commercio, lo credo molto perché ho visto in varie città in cui sono stato quanto faccia da coagulo di tante iniziative la Camera di Commercio. Qualcuno un tempo quasi la considerava un qualcosa del passato, di un'Italia che non esiste più. Invece, se opportunamente usato, per dirla come ha detto il Presidente adesso, la Camera di Commercio diventa un tavolo di incontro e di propulsione delle attività economiche dell'intero bacino. Brindisi ha bisogno di un rilancio, ne parliamo da tanto tempo, ha bisogno di farsi conoscere, di far sapere le cose positive che fa, non solo le cose negative, mi si perdoni la battuta, ma da prefetto la devo fare, specie in un momento doloroso come quello che ha vissuto Brindisi per il vile attentato alla scuola Morvillo Falcone il 19 maggio scorso. Brindisi indubbiamente ha i suoi problemi, come ce l'hanno tante altre città, ma bisogna stare molto attenti a non dipingerla in maniera sbagliata, che fa allontanare gli investimenti, fa allontanare il turismo, allontana il progresso. Bene, e Brindisi si deve far conoscere. L'altro giorno, domenica sera, è venuto qui a Brindisi il ministro Riccardi, illustre professore universitario di storia, e ho approfittato di un'oretta che avevamo a disposizione la sera, dopo il suo arrivo all'aeroporto, per fargli fare un brevissimo giro per Brindisi. L'ho portato alla scalinata di Virgilio, gli ho fatto ammirare le colonne, l'ho portato in Piazza Duomo, l'ho portato a Palazzo Nervegna, anche se in quel momento non c'era il padrone di casa, che saluto con viva cordialità, e ammirato, dice, ha fatto bene a farmi venire ad ammirare il capitello della colonna, e l'ha guardata veramente con immenso piacere. Non ha potuto vedere gli scavi qua sotto perché ormai l'orario era tardi. Ma strada facendo io gli ho raccontato tante cose di Brindisi, del porto di Brindisi, descritto tra l'altro nel De Bello Civile, quando Giulio Cesare, per imbottigliare la flotta di Pompeo, ricordiamo che il porto di Brindisi era il porto dell'impero, chiuse l'ingresso del porto, di lì cominciarono le disgrazie del porto di Brindisi. E gli ho ricordato poi da ultimo, in un rapido excursus, e chiedo scusa se ancora una volta, e voi capite che io sono un patito della storia, e gli ho ricordato la valigia delle Indie. È stato entusiasta nell'apprendere questa vicenda, tant'è vero che è entrato nell'unica biblioteca in quel momento aperta, nel nostro breve giro, e subito ha comprato un volumetto sulla valigia delle Indie. Ma non solo l'ha comprato, se l'è letto la notte in albergo, l'indomani era preparatissimo sulla valigia delle Indie, più di tanti brindisini. Che cosa voglio dire con questo? Che Brindisi ha avuto un grande passato, ma ha diritto, sottolineo, ha diritto ad avere un grande futuro. Però dobbiamo fare sistema con la Camera di Commercio, con gli imprenditori, con le istituzioni, lasciando una volta tanto da parte le polemiche inutili, io l'avevo detto, io farei così. Nel garage di un elettrauto della mia città d'origine, questa frase è scritta a caratteri cubitali con la vernice rossa. Se io fossi, se io avessi, se io potessi, erano tre fessi che giravano il mondo. Mi si deve perdonare questa battuta, però rende l'idea. Quella era la saggezza in pillole di un umile elettrauto. Peraltro sfuggito a suo tempo a persecuzione della famiglia agli inizi del Novecento, in altra parte del mondo. Bene. Questo dovremmo riscoprire, a fare sistema, ad andare tutti nella stessa direzione. Citavo poco fa anche al Presidente dell'Autorità Portuale che, per chi
almeno una minima esperienza di come si conduce una barca a remi, che se i remi non vanno tutti e due nello stesso modo, la barca gira su se stessa e non fa un metro. Ecco, dobbiamo smettere di remare contro solo perché qualcun altro ha detto un qualcosa che non condividiamo. Lasciamo le polemiche astruse ad altri. Un tempo, mi ricordo, mi fu insegnato da un prefetto che io ho avuto ad Ancona, perché io ho avuto l'avventura di essere ad Ancona, quindi città di mare, come Brindisi. E allora mi ricordo che il prefetto dell'epoca mi raccontò un episodio. Un parlamentare dell'epoca voleva una cosa dal prefetto, il prefetto non gliela poteva fare. Allora cosa escogitò il saggio prefetto dell'epoca? Disse, ah sì sì, me ne ha parlato anche l'onorevole Talalto, che era un avversario dell'onorevole che gli chiedeva la cortesia. Al che l'onorevole disse, ah no, se gliel'ha chiesto lui non le ho detto niente. Risultato, il prefetto ragionò con la sua testa e fece quello che doveva fare. Questo per dire una sola cosa, andiamo avanti, facciamo sistema, Brindisi ha tanti problemi, ma se continuiamo a dipingerla nella maniera sbagliata faremo solo il suo danno. Quindi importante fare sistema, incontrarsi, vedere le criticità che non sono solamente quelle che appaiono sui giornali, poi i giornali esagerano sempre, ma sono altre, ben altre. Occorre far ripartire il commercio, la macchina produttiva, il credito. Io la settimana prossima convocherò, ho già convocato, ho già firmato la lettera, poi arriverà, un tavolo istituzionale per l'esame della situazione socio-economica del territorio e soprattutto vedere cosa si può fare per l'accesso al credito, che è una nota dolente. Ma io mi fermo qui, il mio doveva essere e deve essere solo un brevissimo saluto, l'augurio che da questo forum vengano proposte concrete, sono utili, perché tutto quello che noi mettiamo a fattor comune, le esperienze positive degli altri, noi le dobbiamo umilmente fare nostre, senza gelosie. Chi ha fatto una cosa e l'ha fatta bene è un faro per gli altri. Ha risolto un problema, bene, imitiamolo senza pensare quello che diceva appunto quell'onorevole che dicevo prima di Ancona, della provincia di Ancona. Ah, l'ha detto lui, allora io non faccio esattamente l'opposto. Vi ringrazio. Grazie eccellenza per il suo saluto e non solo, per le riflessioni e per l'esortazione a fare sistema nell'interesse del territorio. Un'esortazione che credo il sindaco di Brindisi, Cosimo Gonzales, la città ha l'onore di ospitare questa 12ª edizione del forum, avrà sicuramente colto. Prego, sindaco. Sì, buonasera. Buonasera, intanto permettetemi di salutarvi in doppia veste, intanto come presidente della fondazione di questo teatro. Questo è un contenitore, la culla del nostro territorio, è sicuramente un contenitore, una struttura che si candida a svolgere un ruolo fondamentale, non soltanto nel settore culturale. Questa di stasera è una buona dimostrazione, in quanto noi ci candidiamo ad ospitare anche un turismo congressuale, anche eventi di carattere internazionale. Mi auguro che sia di vostro gradimento questo bel teatro di cui andiamo molto fieri nella nostra città. E poi da sindaco di Brindisi, una città che ha vissuto proprio in questi giorni, e io sono sindaco da 3 settimane circa, ma insomma ha vissuto momenti molto difficili, determinati da quello che è accaduto nella nostra città. Una tragedia che forse almeno nel momento sta per arrivare a conclusione, almeno stando alla cronaca delle ultime ore, ma saremo a vedere cosa succederà appunto da qui a domattina sulle indagini degli inquirenti. Per quanto riguarda invece l'appuntamento di cui parliamo questa sera, è fondamentale rimarcare un ruolo, non è occasionale che questo appuntamento si svolga a Brindisi, perché Brindisi con la sua Camera di Commercio svolge un ruolo fondamentale nella promozione, nella internazionalizzazione della nostra economia, del nostro territorio. Lo ha fatto firmando peraltro partenariati importanti con ben 15 paesi stranieri e dando lustro alla nostra città, più in generale direi dando lustro alla Puglia e al Mezzogiorno d'Italia. Mi auguro che si possa continuare in questa direzione, perché è evidente che la dorsale adriatica dello Ionio, più in generale questa porzione del Mediterraneo, potrà
svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dei traffici internazionali e all'interno di questo, come diceva il Presidente Malcarne, sicuramente questa bella piattaforma naturale che è costituita dalla Puglia, dalla sua portualità, potrà svolgere un ruolo importante e senza dubbio accrescere anche le nostre economie, e davvero, ne abbiamo davvero tanto bisogno. Io vi do ancora una volta il benvenuto a questi 3 giorni di lavoro e ovviamente godetevi la nostra città che è bella a prescindere dai monumenti, ma anche negli altri aspetti e nell'accoglienza della nostra cittadinanza. Grazie. Grazie al sindaco di Brindisi Cosimo Gonzales e naturalmente buon lavoro per il suo impegno da primo cittadino. È venuto il momento di ascoltare qualcosa di più dell'impegno del forum, degli scopi perseguiti, anche se li ho in qualche maniera anticipati. Ascoltiamo Alessandro Barberis, che è il presidente di Eurochamber. Prego, presidente. Ah, un microfono speciale. Buonasera a tutti, sono ovviamente molto felice di essere qui con voi. Io sono, come ha già detto lo speaker, presidente di Eurochamber, che è l'insieme dei sistemi camerali dei 27 paesi dell'Europa più i 18 dell'allargamento. Vuol dire 2000 camere di commercio, vogliono dire circa 23 milioni di imprese, piccole imprese in particolare. E io volevo ringraziare a nome di questo sistema complesso intanto la presidente del forum dell'Adriatico Ionico, che è Jadranka Radovacic. La ringrazio per le parole, la ringrazio per aver messo in piedi questa conferenza, questo incontro. Ringrazio il vicepresidente del forum, che è Rodolfo Giampieri, che è uno dei motori insieme con la presidente di questa iniziativa, e credo che un bel applauso se lo meritino. Ma volevo anche ringraziare colui che ha promosso l'applauso, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Alfredo Malcarne. Volevo ringraziare il sindaco Gonzales per la sua presenza, che rinforza questo messaggio, e il signor prefetto, il presidente dell'autorità portuale. Io voglio solo enfatizzare 3 cose, la mia presenza vuole essere solo una testimonianza dell'importanza che il sistema camerale dell'Europa dà a voi tutti, che rappresentate 38 camere di commercio di questa macroarea, ma che è trasversale a tutti i paesi che con altro titolo sono membri di Eurochamber. E l'importanza dell'area adriatico-ionica è già stata enfatizzata, ma per noi di Eurochamber è estremamente importante. Volevo anche rilevare 3 cose. La prima è, constato con soddisfazione, che malgrado la crisi il processo di allargamento dell'Europa sta continuando e l'entrata come 28esimo Stato della Croazia nell'Unione Europea è importante, la Serbia è sulla strada per arrivarci, e quindi sono tutte cose importanti. Eurochamber promuove il ruolo delle Camere di Commercio come processo di integrazione, e in particolare per questa area, macroarea dei Balcani occidentali. Come Eurochamber abbiamo promosso 4 progetti europei importanti, di cui l'ultimo in corso si chiama PSEE, che riguarda i paesi che compongono proprio il forum, in particolare focalizzato su Albania, su Bosnia e Erzegovina, su Croazia, su Serbia, su Fyrom e su Montenegro. Ed è un progetto che è nato per della comunità economica per aiutare le imprese della regione con settori specifici, in particolare dell'acqui comunitario, che sono l'ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro, generi alimentari, prodotti chimici, e aiuta le imprese, che è il nostro ruolo camerale. Noi vogliamo rafforzare le relazioni commerciali tra l'Unione Europea e i Balcani occidentali, e lo vogliamo fare in modo concreto, pratico. Quindi applaudo la vostra iniziativa, vi ringrazio per essere venuti fin qui per contribuire in maniera fattiva, e sarà un contributo importante per lo sviluppo degli interessi economici di questa Europa a cui tutti noi teniamo moltissimo. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente Barberis.
Buon lavoro a lei, a Eurochambre. Prima di ascoltare la voce dell'autorità portuale di Brindisi con il suo presidente Hercules Alambides, vorrei ringraziare coloro che sono impegnati nel servizio di traduzione simultanea che consente a tutti i nostri amici ospiti stranieri di comprendere meglio, di seguire con grande attenzione quello che stiamo dicendo. So che, presidente, lei ha bisogno di una traduttrice a sua volta sul palco, oppure è fuori dal palco? Vuole parlare in italiano, in greco? No, in greco. In greco, perfetto. Presidente dell'autorità portuale, Hercules Alambides. Prego, presidente. Sì. Signore e signori, carissimi amici da Brindisi e dell'autorità portuale di Brindisi, buonasera a tutti. Non ho spesso l'opportunità di parlare nella mia madrelingua e sono molto lieto che stasera posso fare questo continuo in greco. Με μεγάλη χαρά και προσωπική ικανοποίηση σας καλωσορίζω και από τη μεριά μου στην πόλη και στο λιμάνι του Μπρίντιζη. Τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και οι διαφορές του με το βιομηχανικό Βορρά, είναι πολλά. Και από τη λύση τους εξαρτάται η επιβίωση της Ενωμένης Ευρώπης μέσα σε ένα αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η σύγκληση των οικονομιών της Ευρώπης αλλά και η ανταγωνιστικότητά της, απαιτεί μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Μακροχρόνια όμως απαιτείται παράλληλα ένας αποτελεσματικότερος κεντρικός συντονισμός των δημοσίων επενδύσεων και της χρηματοδότησής τους. Stiamo organizzando la traduzione per il presidente Alambides. Prego, presidente. Vuole farlo alla fine dell'intervento? Possiamo fare una prima traduzione. Prego. Io farei frase come, frase. Frasi Allora, με μεγάλη χαρά και προσωπική ικανοποίηση σας καλωσορίζω και από τη μεριά μου στην πόλη και το λιμάνι του Μπρίντιζη. Con grande gioia e con una soddisfazione personale, anch'io da parte mia vorrei darvi il benvenuto nella città e nel porto di Brindisi. Τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και οι διαφορές του με τον βιομηχανικό Βορρά, είναι πολλά. I problemi del sud industriale, ma anche i problemi nella distanza che lo separa dal nord, sono grandi e sono molti. Και από τη λύση τους εξαρτάται η επιβίωση της Ενωμένης Ευρώπης. E dalla soluzione di questi problemi dipende il futuro dell'Europa Unita. Μέσα σε ένα αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Nel quadro di un ambiente che diviene sempre più globalizzato. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η σύγκληση των οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και η ανταγωνιστικότητά της, e senza dubbio la convergenza delle economie dell'Europa, ma anche la loro competitività, απαιτεί μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία. Ha bisogno di una disciplina economica sempre maggiore. Και εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης. Di una messa in una razionalizzazione dell'amministrazione pubblica. Ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Specialmente per quanto riguarda i paesi del sud europeo. Μακροχρόνια όμως απαιτείται παράλληλα ένας αποτελεσματικότερος κεντρικός συντονισμός των δημοσίων επενδύσεων. Abbiamo bisogno però a lungo termine anche di un migliore coordinamento del sistema degli investimenti europei. Και της χρηματοδότησής τους. Anche del loro finanziamento. Ιδιαίτερα των επενδύσεων σε υποδομές. Specialmente mi riferisco agli investimenti nelle infrastrutture.
που προάγουν την διακρατική οικονομική ανάπτυξη. Che sono promotrici, sono promotori questi investimenti dello sviluppo nei rapporti tra i vari stati. Αυτό είναι και το πνεύμα της πρόσφατης αναθεώρησης των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων, Trans-European Transport Networks. E questo è proprio il cardine dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, Trans-European Network. Κάτω από αυτή την οπτική, όμορες χώρες όπως αυτές που αντιπροσωπεύονται στο παρόν φόρουμ. E in questa ottica i paesi tra loro confinanti, come quelli che sono rappresentati in questo forum, οφείλουν να εξειδικεύσουν εκείνα τα προγράμματα, devono mettere a punto proprio quei programmi, τα οποία βασιζόμενα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε χώρας, i quali si basano sui vantaggi di ciascun paese, che sono esclusivi di ciascun paese, προάγουν την κοινή οικονομική τους ανάπτυξη. E sono quindi promotori dello sviluppo comune di tutti questi paesi. Και εδώ ο ρόλος του φόρουμ είναι σημαντικότατος. Ed è proprio qui che il ruolo del forum acquista una importanza particolare. Όπως είμαι σίγουρος πως θα καταδειχθεί και από τα συμπεράσματα του συνεδρίου σας. Come sono certo che si affermerà anche nelle conclusioni del vostro convegno. Για τα οποία σας εύχομαι ένθερμα καλή επιτυχία. Per il quale vi auguro di cuore un grande successo. Grazie signora e grazie tanto. Grazie Presidente Caristopoli. Io debbo congedarvi, naturalmente ringraziarvi per il contributo che avete assicurato a questa cerimonia d'apertura ufficiale del 12° forum e lo faccio ricordando e ringraziando ancora per la sua presenza il Presidente Jadranka Radovanic, il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Alfredo Malcarne, il Sindaco della città di Brindisi, Cosimo Gonzales, il Presidente di Eurochambre, Alessandro Barberis, Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, Dottor Nicola Prete, e il Presidente dell'Autorità Portuale, Hercules Aralambides. Grazie e buon lavoro, soprattutto nei vari ambiti di competenza.